Si chiama Negoziamo ed è il nuovo bando del comune di Gallarate rivolto a tutte le attività commerciali della città. Sul piatto 130.000 euro. Abbiamo stanziato proprio questi 130.000 euro per tutte le attività al di fuori del distretto. Questo perché la Regione Lombardia lo scorso anno ha emesso un bando proprio dedicato soltanto ai distretti urbani del commercio, alle attività all'interno del perimetro del distretto. Quindi ci sembrava corretto sostenere anche le altre attività di Gallarate. Sono proprio degli aiuti concreti diretti a tutte le attività di vicinato, ai servizi alla persona, alla ristorazione, che hanno pagato un prezzo altissimo con tutte queste chiusure forzate. L'aiuto sarà pari al 50% delle spese ammissibili. Ci saranno molte spese che potranno essere presentate, dall'acquisto di PC all'acquisto per veicoli dediti alla consegna a domicilio o le spese di affitto, per esempio. L'aiuto massimo sarà per ogni attività di 1.500 euro, ma sono un piccolo aiuto in un momento davvero difficile. Sono felice che delle nuove attività stiano aprendo in città, prosegue Mazzetti. Anche per loro l'amministrazione comunale ha previsto aiuti concreti. Sono molto contenta anche di questa ripresa delle attività in un momento così difficile, fa ben sperare per il futuro, lo guardiamo con ottimismo. Si riprende in via Manzoni e anche proprio per aiutare queste nuove aperture il Comune ha fatto una manovra che si chiama Alza Serrande, che prevede lo sconto della Tari per i primi 3 anni dell'attività che subentra e uno sconto anche del 50% dell'IMU per il proprietario immobiliare.